In questo nostro cammino in compagnia di Tommaso d'Aquino, del Tommaso d'Aquino orante, cristiano, uomo di preghiera, abbiamo così fatto un viaggio un po' molto veloce, direi, sulla preghiera e la preghiera del perdono, la preghiera del bisogno, una preghiera che denota, come ho detto, una teologia che nasce in ginocchio in Tommaso d'Aquino. Ma ciò che più caratterizza la preghiera di Tommaso d'Aquino, ciò che è più evidente nelle sue opere, nelle sue preghiere, nelle preghiere che ha scritto, nella sua appunto ricerca teologica, è la preghiera di fiducia. La fiducia è un'altra bella parola che va d'accordo con fede e che va d'accordo con intimità, che va d'accordo con relazione con il Signore. La fiducia. E lui chiede il dono della fiducia nella preghiera. Concedimi, scrive, Signore mio Dio, la perseveranza nell'attenderti con fiducia. E concedimi la fiducia che alla fine io possa abbracciarti. Che stupendo! Che stupenda questa immagine. E questa preghiera di una fiducia e di un'attesa e di una speranza che alla fine della nostra vita noi possiamo abbracciare Dio. E in un'altra sua opera, nel Compendio di Teologia, il dottore Angelico precisa che la fiducia che un essere umano ha in Dio dovrebbe essere assolutamente certa. Cioè, con Dio non vale quello che spesso noi uomini e donne adottiamo, una fiducia condizionata. Una fiducia condizionata a delle prove, condizionata al tempo, no. Con Dio, come Dio ha per ciascuno di noi una fiducia incondizionata, Dio crede in noi, ha fiducia in noi nonostante ci conosca, conosca le nostre fragilità, i nostri peccati, e Dio solo sa quando io gli sono infedele, ma anche io devo avere una fiducia assolutamente certa nel Signore. E invece, in un'altra preghiera del Signore, e durante questa preghiera annunciata, o meglio, pregata in un'affollata chiesa di Napoli, Tommaso d'Aquino dice: di tutte le cose che ci sono richieste quando preghiamo, la fiducia è di grande beneficio. Perciò il Signore, insegnandoci a pregare, e qui si riferisce al Padre nostro, presenta anzitutto le realtà che generano in noi la fiducia, come ad esempio, continua Tommaso, la benignità del Padre implicita nelle parole Padre nostro. E definisce il Padre nostro, San Tommaso, come la preghiera la più perfetta di tutte le preghiere. Noi ci vediamo domani. Pare Più TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!